Davide è un ragazzo che al sabato frequenta la sinagoga della sua città. È un ragazzo ebreo e la sua religione, come quella dei genitori, è l'ebraismo. Come tutti i maschi del suo popolo, 8 giorni dopo la nascita è stato circonciso. La circoncisione è una facile operazione che consiste nel togliere una parte di pelle che circonda l'estremità del pene. Questo segno che Davide porta nel corpo indica che anch'egli è un discendente di Abramo. Abramo è il primo antenato del popolo ebraico. Dio gli ha parlato e gli ha promesso una numerosa discendenza. La storia di questo popolo è contrassegnata da alcuni importanti avvenimenti ed alcune grandi figure di uomini. Mosè guidò l'uscita degli ebrei dall'Egitto, dove erano schiavi del faraone, e li guidò verso la Palestina, la terra che Dio aveva promesso loro. Durante il viaggio nel deserto, sul monte Sinai, Dio rivelò la legge a Mosè e strinse un patto di amicizia con il popolo accampato ai piedi del monte. Stabilitisi in Palestina, gli ebrei si scelsero dei re. Costruirono anche un tempio a Gerusalemme, dove pregavano e facevano sacrifici. Il tempio fu distrutto dai babilonesi e molti ebrei furono portati in esilio in Mesopotamia. In seguito ritornarono in Palestina e costruirono un altro tempio. Ma nel 70 d.C. i Romani, che avevano conquistato la Palestina, distrussero anche questo secondo tempio.